Riprendiamo il discorso sul conflitto in atto fra gli USA e la Russia che si svolge in Ucraina. Io sono convinto di questo e non sono per niente contento delle dichiarazioni che ho sentito. Ho fatto dei post in cui ho detto non voterò più tutti coloro che non si impegnano attivamente per la pace e anzi che sono favorevoli all'invio di armi in Ucraina. Perché? Perché non serve a niente, perché serve soltanto a creare problemi a noi e aumentare il rischio di una terza guerra mondiale. Gli ucraini di armi ne hanno già a sufficienza, ce le hanno dagli Stati Uniti, gli inglesi che fanno una politica assolutamente diversa, sono usciti dall'Europa perché loro sono una cosa diversa. Noi ci dobbiamo appiattire su queste posizioni quando la maggioranza degli italiani è contraria. Non è una cosa normale, non stiamo in un paese democratico in questo caso. Io credo che se il governo avrà delle conseguenze sarà giusto. È una stupidaggine dire che in queste frangenti non si possono fare elezioni. Chi l'ha detto? In Francia le hanno fatte. Noi siamo sotto il ricatto degli americani, è chiaro che se noi non abbiamo una posizione schiacciata su quella degli USA, avremo conseguenze economiche, perché buona parte del debito nostro è in mano a loro, perché ci sono altri strumenti di pressione che loro esercitano, dove noi non abbiamo il coraggio di dire che purtroppo non siamo stati capaci di uscire dalla seconda guerra mondiale senza essere una colonia degli americani. È un discorso brutto, antipatico, ma che io porto alle estreme conseguenze stasera. Perché per me, una volta che si era sciolto il patto di Varsavia, bisognava sciogliere la NATO. Che senso ha la NATO? Se la NATO è appartenenza, sì, noi siamo appartenenza. Noi apparteniamo al mondo occidentale. Come diceva Pertini, la migliore, la peggiore delle democrazie è sempre meglio della migliore delle dittature. Non c'è dubbio. Su questo non si va oltre. Questo è un dato di fatto. Ma nella nostra Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra come mezzo per dirimere le controversie fra i popoli. Questo che cosa significa? Significa che noi non vogliamo la guerra, senza se e senza ma. Facciamo parte della NATO, purtroppo ne facciamo parte ancora, sì. Se ci sono paesi NATO aggrediti, noi dobbiamo per forza risponderne. Come ne risponderebbero gli altri per noi. Ma oltre questo, no. Oltre questo, oggi no. Per me la NATO potrebbe anche essere sciolta facendo un esercito europeo, finalmente. Oggi ci troviamo a rischio di una terza guerra mondiale, un rischio concreto. Perché? Perché noi dobbiamo essere parte attiva. Noi non dobbiamo essere parte attiva. Noi siamo sicuramente a favore degli ucraini, siamo sicuramente contro Putin che è un aggressore. Non c'è dubbio, bisogna aiutare gli ucraini, ma non a fare la guerra, non a continuare i massacri, ma a fare la pace, a fare una ricostruzione, a trovare un equilibrio vero che sia di pace duratura. Questo è l'impegno che noi dobbiamo avere e non siamo solo noi a chiedere questo. Ci sono anche tanti altri stati. Quindi, adesso tutto il dibattito che si farà, per quanto mi riguarda, deve sempre tenere presente una cosa. Che funzione ha la NATO oggi? Se la NATO deve essere il gendarme del mondo, no, noi non ne dobbiamo uscire, non c'è dubbio. La NATO era un patto difensivo, che cosa significa? Che perché abbiamo un patto difensivo dobbiamo subire il ricatto? Un ricatto internazionale? Non va bene. Allora io mi associo all'intervento così accorato dell'amico Ettore Lapegna, volevo aggiungere qualcosa. Io, come tutte le persone, diciamo, comuni, cerco di farmi un'opinione personale, no? Indipendente di quello che sta succedendo. Ovviamente i mezzi di comunicazione di massa non aiutano per questo, perché mi trovo tutti schierati da una sola parte. Facciamo un esempio banale: che può significare l'espressione operazione militare speciale invece di guerra, cosa che viene sempre contestata? Probabilmente la parola guerra contiene implicitamente il concetto di nemico. Quando si usa invece quest'altra locuzione, operazione militare speciale, si vuole forse sottolineare che non è una guerra contro il popolo ucraino, ma è una guerra contro il governo ucraino.
perché già le cose cominciano a divaricarsi. Io credo che per farci una, come dire, una visione un po' obiettiva di quello che sta accadendo, occorre approfondire anche le vicende storiche e geografiche. Per esempio, la storia dell'Ucraina è una storia molto molto, come dire, tormentata. L'esistenza di componenti, diciamo, filonaziste, ma di estrema destra, sono documentate, sono nella storia dell'Ucraina. La storia non è qualcosa che appartiene al semplice passato, ma parte del presente. Voglio ricordare quando c'è stata la guerra di Serbia, no? Ci fu la famosa questione del Kosovo. Questa questione del Kosovo risaliva addirittura al 1389, no? Data della battaglia di Kosovo-Kolije, quando i serbi erano sconfitti dai turchi. È qualcosa che è rimasto nella storia. La storia è ciò che non passa, non ciò che passa. Quindi la stessa cosa vale per l'Ucraina. L'Ucraina purtroppo ha un passato, diciamo, legato a delle vicende storiche abbastanza discutibili. C'è in esso una componente filonazista, non voglio dire che tutta l'Ucraina ovviamente sia schierata all'estrema destra o abbia abbracciato delle posizioni, diciamo, di questo tipo qua. L'obiezione, per esempio, che il presidente Zelensky è ebreo, andrò per farlo capire, se mi ha portato come un argomento, diciamo, risolutivo, e non è risolutivo, perché componenti ebraiche erano presenti anche nelle, diciamo, nelle gerarchie naziste. Qualcuno addirittura ha parlato di un Hitler con delle ascendenze ebraiche. Adesso, senza andare nella fantapolitica, non è sicuramente una, come dire, un'argomentazione questa, se la vogliamo utilizzare. Io non l'utilizzerei, però siccome viene fatta propagandisticamente continuamente, no, io inviterei coloro che fanno questi tipi di obiezioni di approfondire un po' la cultura, la storia e anche la geografia dell'Ucraina, altrimenti quello che accade non si capisce niente, perché non è possibile dare delle spiegazioni appiattendosi sul presente, no? E senza avere presente invece tutto quello che è accaduto prima, dove per esempio la componente banderista, cioè da Stepan Bandera, forse un nome che non è stato mai citato, ma che esiste. Stepan Bandera è stato colui che durante la Seconda Guerra Mondiale si è schierata con il Terzo Reich contro la Russia e, diciamo, addirittura costituito una divisione dell'SS chiamata Galizia, che si è molto segnalata per essere una delle più feroci. No, quindi ci sono tante, diciamo, situazioni storiche che andrebbero approfondite e andrebbero, come dire, conosciute, ma che vedo che sono completamente al bando. Proprio oggi si discuteva in un webinar di povertà e famiglia. Noi siamo, ci sono 2,5 milioni di famiglie in povertà assoluta, e di questi il 25% sono famiglie straniere con bambini. Ma il ceto medio si sta sempre di più impoverendo in un paese in cui il welfare è tenuto in piedi dai genitori che devono provvedere ai figli e ai nipoti, anche acquistando, magari aiutandoli in ogni modo. E la cosa sta peggiorando, perché c'è il working poor per persone che lavorano ma hanno un salario tale che non consente loro di stare al ritmo del costo della vita. E questo noi donne soprattutto lo stiamo vedendo e lo vediamo quotidianamente. Ma quello che infatti mi preoccupa è la vita. Perché tutti sono diventati guerrafondai e guai a parlare di pace, viene assalito in una maniera senza ritegno, senza pudore. Perché tutti sono per risoluzioni immediate, cruente, veloci, perché c'è un aggressore, senza tener conto che c'è un aggressore e un provocatore, e noi siamo in una guerra, appunto, come dicevano giustamente i miei amici, in una guerra per procura. Il discorso che io faccio è che ogni giorno di guerra in più affama, ogni giorno di guerra in più sta distruggendo l'economia dell'Europa e del nostro paese, ma sta affamando anche i popoli che con questa guerra non hanno niente a che vedere come noi, perché noi siamo per la pace, non per la pace eterna. Voglio aggiungere una sola cosa a quello che ho detto prima. Biden è andato in Germania per dire che la guerra sarà lunga,
attrezzatevi per la guerra lunga. Io dico che non c'è possibilità, nessuna possibilità, l'unica possibilità è quella di scostarsi, di dire finalmente l'Europa esiste, noi abbiamo una linea nostra che assolutamente non è guerra fondaia, noi siamo per la pace, noi vogliamo che ci sia giustizia. Certo, qualcuno dice gli ucraini sono liberi, allora che fanno? Non si devono difendere. Sì, gli ucraini si hanno tutto il diritto di difendersi, sì, hanno perfettamente ragione, ma noi dobbiamo essere terzi. Oggi anche la Cina, ho sentito che stamattina c'è stata una dichiarazione del ministro degli esteri che dice noi siamo contrari a quella guerra, noi non vogliamo che questa guerra continui. Ecco, allora il problema è proprio questo, c'è un mondo che è diviso fra vecchio e nuovo imperialismo, si tratta di imperialismi, noi dobbiamo essere fuori, se non abbiamo il coraggio di dire una parola diversa, una parola sicuramente democratica e occidentale, ma diversa, cioè per la pace veramente, perché noi non abbiamo interessi a alimentare i focolai che ci sono nel mondo e ce ne sono degli altri, ce ne saranno degli altri, perché fin quando il discorso è quello che bisogna vendere le armi, che bisogna sottomettere i popoli, che bisogna decidere noi per quello che sono, ma dove è andata a finire l'autodeterminazione dei popoli? Beh, dove sta? Ecco, fin quando si parlerà di questo non ci sarà possibilità di pace. L'unica possibilità di pace in questo momento è quello di dire noi siamo diversi dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno avuto e hanno anche dei meriti, ma noi siamo altra cosa. Questo è.